Ora, la Juventus, che ha fatto schifo, ha fatto schifo anche quando era in 11 contro 11. Perché 3 anni fa Allegri veniva da 5 scudetti, ma nel momento che uno analizza, si rende conto come uno comunica, come uno si evolve o si ferma o non rispetta o comunica il calcio. Ma io, a differenza di tutti gli juventini che vorrebbero andasse via, è stato 2 anni a non aggiornarsi, mentre il calcio pedalava. Juventus quest'anno ha meno punti rispetto allo schifo che aveva fatto l'anno scorso all'inizio. È indietro. Ora sfido tutti quanti, perché io la premessa ve la faccio, però poi torno sempre sull'analisi. Mi dovete dire, per favore, se siete uomini, una cosa positiva della Juve, a parte Miretti. Una cosa positiva, a parte Miretti. Una. Lascia stare Allegri, che 3 anni che lo dicevamo. Una cosa, c'è qualche calciatore che sta rendendo? C'è qualcosa di positivo da un punto di vista, che ne so, della tenuta mentale? C'è spirito di battaglia, quello che ha sempre contraddistinto la Juve, no? La lotta, la cattiveria, il non partire mai battuta, il rifiutare la sconfitta, no? Visto che è l'unica cosa che è contraddittoria. Avanti, c'è una strategia di costruzione? C'è una valorizzazione? Ho una difesa degli acquisti fatti, quindi una protezione. Ok, uno dei tre attaccanti più ricercati nel mondo, come sta facendo? Che col Benfica lui e Milik si sono scambiati la palla una volta. Cosa c'è? Una cosa. Voglio che mi diciate una cosa. Allora io dico, ma se bisogna stare zitti e lavorare, come detto mercoledì sera dopo la partita col Benfica, perché viene rilasciata un'intervista parlando dopo il Benfica, se appena prima di quell'intervista era stato detto nel post partita bisogna stare zitti e lavorare. Poi viene fatta un'intervista dove bisogna parlare e accampare scuse in quell'intervista, e subito dopo la partita col Monza, forse a livello del secondo tempo con la Fiorentina, di nuovo viene detto dobbiamo stare zitti e lavorare. Allora, qua mi sembra che bisogna parlare e trovare scuse, non zitti e lavorare. Dov'è il rispetto per la gente?